Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao. Penso che in questi mesi abbiamo dimostrato il massimo della serietà andando avanti sempre con l'impianto e non fermandoci, non fermandolo mai. Sono state fatte... L'impianto non deve fermarsi, l'impianto ha un gestore, il gestore ha un contratto, c'è un concessionario, non è in capo alla gestione che oggi ha questi problemi del nome che ha sulla maglietta, che vuole abbandonare l'Italia, rimane il concessionario che è Atena e c'è degli obblighi contrattuali, sono state mandate le diffide, sono stati mandati tutti gli atti amministrativi perché ci sia la continuazione del servizio. Allora la difficoltà non è per queste norme terribili che ci sono, che sono intervenute, quindi fanno facile attacco dicendo temporeggiare, sono norme di legge, la legge ha previsto questo, la legge ha previsto esplicitamente di legge una prosecuzione, una continuazione di questi contratti, quindi è inutile che si dica temporeggiare, c'è questa normativa, su questa normativa abbiamo operato mandando gli atti sia alla gestione ambientale, sia all'Arcelli Energia che non c'è più, l'igiene ambientale, gestione ambientale, sia ad Atena come concessionario, perché deve esserci per legge il decreto Monti, non sono usciti i regolamenti, poi sono usciti i regolamenti, quindi il discorso di temporeggiare, sono fatte le cose in base a quelle che sono le normative vigenti, che sono le normative difficilissime, delle normative che ovviamente mettono delle difficoltà per la linearità della prosecuzione, poi è assolutamente giustificato che le persone che lavorano qui vogliono sapere che cosa succede nel momento in cui cessa quel contratto, le persone che sono qui, nelle persone dell'assessore provinciale e del sindaco, hanno il dovere di porsi il problema di cosa succede se dalla termine di questo contratto chi è per legge tenuto non continuasse, perché le cause sono cause che durano anni, aprono risarcimenti dei danni anche milionari, ma nel frattempo il servizio deve essere fatto. Quindi io nel momento in cui le risposte a queste diffide che hanno dei giorni, dei termini, di legge precisi, tanto per farla proprio apertamente e chiaramente in questo senso, ci saranno le ordinanze di contingibilità e urgenza che è tenuto il pubblico amministratore a fare per la continuità di un servizio che è un servizio pubblico di massima necessità e di esigenza e che credo che nessuno è. Diverso è speculare da una parte come fanno per chiudere questo impianto apoditticamente e aprioristicamente, legando in modo vergognoso ad alcune patologie sanitarie che è assurdo immaginare mettere il discorso in questo modo, e poi strapparsi le vesti perché i lavoratori hanno dei problemi. Allora bisogna anche essere molto corretti e leali. Adesso, se è facile dire che siamo tutti fermi con le mani in mano, è vero anche che ci sono delle norme assolutamente da rispettare, e queste norme noi abbiamo fatto i passi perché vengano rispettate. Da un punto di vista giuridico si è in quella direzione, e vuol dire che il giorno primo di settembre intanto deve funzionare, si va in quella direzione. E certo l'emergenza è data dal fatto che il governo debba, ve lo diranno i sindacalisti, ve lo diranno i consulenti, le persone vi diranno che quello che doveva essere il decreto che usciva a dicembre poi è stato spostato a marzo e poi i regolamenti non sono usciti, ma tutto questo ha una strada che riguarda il futuro dell'impianto, queste sono cose che
possiamo vedere sulla tecnologia, possiamo esaminare il massimo della sicurezza. Il primo pensiero è la salute dei cittadini, dei lavoratori e il vostro lavoro. Però non è la politica, il temporeggiare, sì, cioè, noi siamo venuti da lei a chiederle, inutile, però che ci garantiscono il posto di lavoro, nel senso immaginare, che a prescindere da quello che è il discorso inceneritore, scusi, noi abbiamo chiesto, vabbè, politicamente ci sono leggi, ci sono tutto quello che vogliamo che impediscono di fare una scelta, va bene. Quello che chiediamo non noi. Non è che impediscono di fare una scelta. Le leggi vanno rispettate per i tempi che prevedano le leggi. Le leggi hanno dei blocchi per arrivare a queste soluzioni. Però noi abbiamo parlato di posti di lavoro, nel senso che la macchina non si sa se farla andare avanti, se potrà andare avanti, Noi abbiamo chiesto comunque di essere garantiti nel posto di lavoro, poi che funzioni la macchina, non funziona la macchina è un altro discorso che... Abbia pazienza, questa è una giustissima e legittima preoccupazione, perché ognuno di noi ha una famiglia, ha dei pesi, ha un quadro economico da tenere di situazione familiare, e pensare di perdere il lavoro in questo momento è la cosa più terribile che possa capitare. Si può partire dalla ricollocazione, che questa è la cosa che indubbiamente vi sta a cuore per essere sicuri, ma bisogna partire dal fatto che questo impianto non può smettere tout court di funzionare, cioè questo impianto ha degli obblighi, ha degli obblighi, questi gestori hanno degli obblighi e ci sono dei concessionari che hanno degli obblighi, questo deve dare la risposta anche per quanto riguarda la prospettiva di lavoro. A oggi il concessionario non ha ancora preso nessuna posizione, signora, per intanto. Non è vero neanche questo, ci sono delle condizioni che si stanno realizzando in base ai tempi e termini di legge, quindi la vostra oggi necessità di mostrare la preoccupazione, essendo i tempi così vicini, mi pare che sia, sia la nostra preoccupazione, sia assolutamente Se si rompe uno strumento dobbiamo fermare l'impianto, che non abbiamo più magazzino, non abbiamo niente, una sonda da 100 euro, siamo stati fermi 10 giorni, chi è che ce le compra questi strumenti? Questo sono il fallimento. Chi se ne va e ha comunicato che se ne va e dice che quelle che sono, poi se gli farete la causa, questo è un altro tipo di problema, non è questo il problema, non è risolvibile, questi se ne vanno. Il concessionario dovrebbe per intanto assumere l'impegno di acquisire quelle che sono le concessioni fino al 2015 che sono di proprietà di altri, perché mentre è proprietario dell'impianto le concessioni sono di Vercelli Energia e di gestioni ambientali a oggi. Sono dell'impianto, sono sull'impianto. No, tanto non è la concessione, è l'autorizzazione integrata ambientale, no? Cavillato fino ad oggi, proseguiamo a cavillare. Io vorrei che lei per una volta ascoltasse solo se stesso, perché sarebbe anche una cosa magari un po' educata, perché tutte le volte io mi sento fare un discorso che dura 40 minuti ma alla fine non si riesce mai a dire quello che è il problema. A oggi Atena dice che prende in mano questo impianto? Non mi pare che lo dica, quindi non è che è una preoccupazione fittizia la nostra è una preoccupazione reale e certa. Se domani mattina, io gliel'ho già detto qualche mese fa, se lei mi mette nero su bianco che Atena assume i lavoratori, noi facciamo sul gazebo, andiamo a casa, tornano tutti a lavorare e siamo felici come prima, ammesso che dentro qualcuno paghi per far proseguire il lavoro fino al 28 agosto per intanto, e qualcuno dica il 29 come si lavora, essendo che non è che i tempi, come dire, sono così lunghi, ma sono brevissimi, perché sono 6-8 settimane. Bene, mi dica, in queste 6-8 settimane la gente secondo lei può proseguire serenamente? Può essere tranquilla e pensare che il primo di settembre lavorerà? Ma pensa che non siamo nella stessa preoccupazione, stiamo lavorando in questa direzione da quando
è possibile lavorare. Abbiamo dei blocchi dal punto di vista legislativo. Sì, però noi perdiamo, perdiamo anche, come dire, una possibilità di fare un ragionamento che sia d'accordo di ricollocazione di questi lavoratori, perché nel momento in cui, guardi che la gente, man mano che si avvicina il problema, non è che non guarderà altrove, e se qualcuno è interessato a recuperare 4 o 5 figure, l'impianto si ferma da solo, Si ferma perché le 4-5 figure sino ad oggi sono rimaste qui nella speranza di lavorare. Oggi cominciano a non pensarla più così. È la cosa più importante che tutti noi sappiamo, perché è proprio questo, è proprio questo. Il discorso è proprio. E allora forse bisognerebbe provare ad iniziare a fare un ragionamento per dire: garantiamo ai lavoratori che c'è la collocazione, non obbligatoriamente qui. Cominciamo a dire che il panorama che lei cosa pensa, offre? Pensa che non stiamo facendo questo? Non lo so, bisogna, oggi lei non, arrivare, a me non lo ha detto, quindi io non lo bisogna so. Bisogna arrivare al risultato. Però sono passati già 7 mesi e questo ancora non è stato fatto. E le ho spiegato perché, non è stato fatto. No, stiamo parlando del posto di lavoro, non dell'impianto. L'impianto se ci sarà, viva. Siamo venuti da lei e abbiamo detto, mettiamolo da parte il discorso di impianto. Parliamo di posti di lavoro. Garantiamo i posti di lavoro, noi smettiamo di rompere le scatole. Ma nessuno dice che rompete le scatole, anzi, la preoccupazione che rappresenta la signora è una preoccupazione serissima, perché rispetto all'attività, perdere le figure che hanno la professionalità è sempre più probabile, perché queste persone avranno, quelle sì, la facilità a ricollocarsi, e l'impianto, anche se si ottenesse... Abbiamo un mese, cioè signora, nessuno sta a guardare, qualcuno ha già fatto 3 colloqui e qualcuno comincia a dire ma io me lo posso permettere di perdere l'opportunità? Io non me la sento di dirglielo, perché gli dico così, anzi, se ce l'hai l'opportunità siamo prendila. Siamo assolutamente d'accordo, e questa è la più grande preoccupazione. Scusa, vuoi chiedere, supponiamo che questo concordato fallisce, questi qui vanno in fallimento, chi viene dopo a gestire? È quello del quale abbiamo parlato fino adesso. Ci sono, la signora si è, dice cavigliamo, è tutt'altro che cavillare, perché il problema è proprio la parola concessione, concessionario. Ma oggi Atena ha dichiarato che non la prende nell'incontro ufficiale. Dove è scritto, signora? Me lo faccia vedere per cortesia, me lo mostri. No, guardi, io non ho, anche lei mi deve dimostrare dove è scritto, perché i curatori le hanno scritto non proseguono. Io non lo dico. Atena in un incontro ufficiale. Signora, non faccia di nuovo, scusi, i curatori sono una cosa, Atena è un'altra. Atena in un incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali ha detto che se lei ha un documento scritto dove c'è scritto che Atena non prende l'impianto e non partecipa per o i lavoratori, o almeno 14 testimoni, perché erano tutti seduti, signora, a quel tavolo, e lei lo sa perfettamente, per cui non credo che lei si possa permettere di dire che quel che dico io non è vero, perché qui ci sono i testimoni che lo hanno detto. Abbia pazienza, deve avere pazienza. Lei dice cavigliamo, lei sta cambiando le carte in tavola. No, io non cambio le carte in tavola, sono mesi che le carte sono sempre le stesse. Va bene, io un discorso non lo faccio. No, scusi un attimo, il discorso è questo. Se siccome la partita della domanda che fa lei è coinvolge la dichiarazione che ha fatto la signora, che riguarda una posizione ufficiale ad oggi al tavolo di trattativa, presenti chiedendo tutti i soggetti, signora, interessati abbia, a quel tavolo. Abbia pazienza, su questo lei ha ragione, non è questione cavillare, ma è questione di avere degli aspetti giuridici. Bisogna avere dei documenti dove ci sono delle carte che fanno delle richieste con delle diffide giuridiche, con le diffide che devono essere adempiute, e a questa la risposta che non si intende prendere la gestione per iscritto giuridicamente alla valida, richiesta non giuridicamente lo so. Valida alla richiesta no, non c'è. Allora, siccome lei lo dà per scontato, se lei ha un documento di questo tipo, allora le chiedo, guardi, io alle sue richieste non posso avere io le risposte, le avrà lei. No. Le risposte alle richieste sindacali sono state questa possibilità non c'è. Possiamo dire che noi stiamo lavorando nel modo più concreto e fattivo possibile per arrivare a dare queste risposte. È chiaro che la preoccupazione dei tempi è quella appena rappresentata da tutti voi e quella che ho rappresentato io. Vi ho anche detto che ci sono dei provvedimenti che sono per cui le autorità hanno la possibilità
di far rispettare determinate normative che sono in questo caso presenti. Ecco, quindi sotto tutto questo profilo, ho detto prima, cioè c'è... Se Veolia non continuasse nella gestione, subentrerebbe ci sono dei provvedimenti per far sì che questo lavoro, eccetera. L'altra preoccupazione è quello che si continui in condizioni di sicurezza, con gli approvvigionamenti, perché questa è l'altra preoccupazione che ha appena rappresentato la sindaco. Ecco, signor sindaco. Quindi, peraltro, in mezzo a queste cose qua, c'è anche da trainare, perché io capisco che questa è la situazione preponderante, però legato a questo ci sono altri 8 lavoratori di cui nessuno parla, di una cooperativa che peraltro proprio recentemente ha cambiato il presidente, che è introvabile, tal Abdul, non sappiamo chi è, e quindi c'è anche la preoccupazione, come abbiamo anche detto l'altro giorno. Sì, è una situazione generale, però in mezzo a tutti questi lavoratori, che non ci siano lavoratori di serie A o lavoratori di serie B, ci sono... Se vediamo per la carità, loro hanno professionalità e tutto, noi siamo qua a fare i servizi, però vorremmo essere poi tutti... Quando parliamo della gestione, deve essere la gestione che permetta. Va bene, andiamo. L'impegno me lo sono assunto, l'impegno continuiamo a lavorarci quotidianamente in questa partita per far sì che questa situazione con il termine della concessione della gestione prosegua dal 1 di settembre, dal 29, dal 31, dal 1, con i lavoratori e con il funzionamento dell'impianto. Ma con chi? Con quello che deve essere per la possibilità in ogni caso di procedere anche a quell'altra richiesta apprezzante che avete sempre fatto. Facciamo che dirlo, che non abbiamo mica. Noi vorremmo iniziare a discutere dei posti di lavoro. Molto ovviamente poi se funziona l'inceneritore siamo tutti contenti. Volevo chiedere una cosa all'assessore, ma questa cosa ad esempio dei rifiuti di Verbania, perché a me risulta che i sindaci abbiano fatto scelte diverse. Non ci sono ancora scelte definitive neanche dal discorso del Verbano, ci sono degli accordi dove Atena ha fatto anche l'amministrazione comunale, tutti si sono mossi per ragionare sulla disponibilità di ricevere. Quando ci siamo visti l'altra volta, ci hai detto che mancava l'occhio del commissario, sono andati dal commissario. Il commissario non c'entra nulla. Invece qua per chiudere, mica per andare avanti, ragazzi. Possono dare garanzia di funzionamento dell'amministrazione. Non ne dice, è stata un'assemblea dei sindaci del Verbano che ha deciso di non portarla qui. Ho sentito il presidente del COB, il direttore del COB di Verbano, l'altro ieri, ho parlato ancora con il presidente della provincia Nobili, adesso era via, tornerà a casa, hanno iniziato a prendere le offerte in mano, parrebbe che l'offerta più economicamente conveniente sia quella prospettata da Celli e non chiaramente dagli altri territori, lo rivaluteranno e lo porteranno. Quindi lei dice che non è una scelta definitiva? Assolutamente no, questo lo garantisco. Ma proprio perché sono documenti certi di offerte. E di Novara sai qualcosa? Di Novara non sono arrivate nessun tipo di offerta da parte di Novara Verbania. No, ma anche sta cosa del protocollo. C'è un protocollo di mutuo soccorso nell'eventualità, qualora capitasse un problema di fermo impianto ordinario della macchina. Ogni tanto l'impianto deve fermarsi per la manutenzione. Allora in questo caso si può ragionare di che le province che hanno altri impianti possono sopperire a questa fase transitoria di conferire i rifiuti per 15 giorni di fermo impianto o quant'altro in altre province con un discorso di mutuo soccorso che poi vedrebbe riconferire qua il quantitativo che è stato momentaneamente stoccato da parte. Quello è la prima cosa. Ritorno al discorso di prima. Veolia purtroppo non ha voluto prendersi l'impegno. Poi c'è un problema. A oggi il concessionario è Veolia. Un altro si è preso l'impegno di formalizzare un'offerta a Verbania per dire mettiamo che Veolia non la faccia come non l'ha fatto anche se oggi. Non c'è la definizione del problema e quindi è questa la situazione. Questo però non è vero però. Perché io ho degli impegni fino a quando io affitto un appartamento. Fino a quando continuiamo a dire che questi devono proseguire per forza e non affrontiamo la discussione reale. Parla sempre, non lascia parlare. Io volevo solo finire questo concetto brevissimo perché mi sembra corretto. Se uno affitta un appartamento avrà l'obbligo di pagare l'affitto fino all'ultimo mese.
e di gestire quell'appartamento in modo normale. In teoria normale, anche chi conferisce avrebbe l'obbligo di pagare quel che conferisce, perché ci sono 2.400.000 euro so di arretrato. Pagano, io pago. No, c'è un debito di 2.400 euro. Come dirò, sai, con tutte le però non tutti pagano. Nella motivazione per la cessazione mette anche 2.400.000 euro, non mette due fiori. Non so chi siano i conferitori che non abbiano pagato. Non lo so neanche io. Mi sembra assurdo e credo che Veolia dovrebbe formalizzare chi è che ha un debito nei suoi conti. No, no, è già formalizzato. Mi spiace che non ho adesso. C'è l'elenco dei comuni, di tutti i creditori. Penso che sia perché i commissari l'hanno fatto. Francamente non lo so, non ho i dati. Quello che però è surreale è che uno che abbia un impianto con una capacità di gestione di 60.000 tonnellate, 60.000 tonnellate oggi e ne abbia 25 o 30.000, non voglia dire fino a quando io ci sono. Accetto perché che arrivi dell'altro hanno materiale. Detto chiaramente che loro perché sono qui per chiudere, mica per tenere aperto. Loro devono essere qui per chiudere, però io faccio un'altra riflessione. Io devo chiudere e devo cercare di chiudere con la meno perdita possibile. Ma questo aspetto la camorriera di morte naturale. Ma va bene, ma se io però ho una possibilità. È pieno, perché se si rompe uno strumento, non ci sono soldi da comprarlo, costa anche 100 euro. Mi faccia però fare questa riflessione. Moriremo, io capisco di morte tutto, capisco tutto, avete la vostra ragione anche voi, morte naturale, vita naturale. Piantiamo anche di fare, voglio dire, un discorso strano di allarmismo, strano, no, di allarmismo. Uno che lavora qui da 10 anni, saprà. No, adesso qua ci sono i sindacati. La pratica è un'altra, come dice lui. La pratica è dobbiamo cercare di riportare qua. È un mese che girano con un forno. Per far funzionare questo impianto in sicurezza e avere la capacità di farlo funzionare bene, una macchina deve funzionare come è stata progettata a pieno regime. Oggi ce n'è la metà. Chi oggi ha l'impegno e il dovere, che avete sulla maglia, di accettare questo conferimento non lo vuole neanche. Noi dobbiamo preoccuparci tramite le amministrazioni tutte di far arrivare questo altro materiale per poterlo far girare a pieno regime, perché accendere e spegnere una macchina forse o farla girare non a pieno regime forse non è l'ideale. Ma per farla girare a pieno regime serve a monte una risorsa perché la macchina possa girare. Questa risorsa in questo momento non c'è, pigliano gli strumenti da un forno per far funzionarne, per farne funzionare un altro. Il gestore, che piaccia o che non piaccia, degli obblighi. Lei, ma il gestore è un commissario giudiziale, appunto, non è più Veolia. Ha delle responsabilità superiori ancora. Ma ce le ha, le dice così che ferma l'impianto. Io lo potevo dire, Veolia ha fatto gli investimenti fino all'altro ieri. Addirittura abbiamo un sistema di monitoraggio emissioni che è uno dei migliori d'Italia, sì, quando si parla di sicurezza. E io dico, però giriamo con un forno, e io dico, vuol dire che c'è qualche abbiamo problema. Abbiamo creato un movimento, non il sottoscritto. Non perché non c'è la roba da bruciare, la roba da bruciare c'è. Abbiamo creato un movimento. Abbiamo creato un movimento. Oggi da oggi abbiamo fatto ripartire, ecco, da ieri. Abbiamo creato un movimento, continuo a ribadire, di opinione pubblica, dove sembra che il male di tutto l'esistenza. Sì, ma non è questo il problema. È questo il problema. Continuano a essere i posti di lavoro. Poi le scelte politiche, perché anche qui il gioco della strumentalizzazione da una parte o dall'altra, io non l'ho mai fatto, a me non interessa. Mi interessa fare una discussione. Per questi lavoratori, Atena, che ha continuato ad assumere fino all'altro ieri, avrebbe potuto assumerseli. Poteva assumerseli, chiudevamo la partita. Dopodiché, se ripartiva la macchina perché la fa funzionare Atena, rimanevano qui fino al 28 di agosto, dal primo di settembre sono dipendenti di Atena, se Atena con tutti questi obblighi che ci vengono detti li piglierà e li metterà a lavorare in qui invece di mandarli a leggere i contatori. Il problema oggettivo è quello lì, non è un altro. Vi posso garantire che per quanto sarà di competenza della amministrazione provinciale, questo impegno anche nei fondi che ne abbiamo ci sarà. Io mi auguro comunque, continuo a dire, che di non essere poi strumentalizzato, deve essere anche ipocrita nei vostri confronti. Non è pensabile oggi con un'autorizzazione fino al 2015, quindi non una concessione di qualcuno. Questa macchina ha un'autorizzazione del 2015, pensare anche per un discorso economico dei cittadini di chiuderla. O ci sono i termini di sicurezza o non ci sono. Ma lei lo noi sa, siamo sì, sicuri che questa macchina c'è. Comunque ha bisogno di un revamping per poter lavorare da qui al 2015. Mi sembra, abbiamo appena, ma lei mi sembra che però non conosca gli investimenti che sono stati fatti per 2 anni, 3 anni, di milioni di euro. Questo non vuol dire nulla, i forni hanno bisogno di un revamping per forza, non è un tanto per dire. Si fa confusione, il revamping è una cosa, la manutenzione dell'impianto è un'altra. Il revamping vuol dire pensare di fare un nuovo impianto, questi forni per l'età che hanno bisogno di essere la manutenzione. Su questo condivido, ma la manutenzione è un discorso, revamping o nuovo forno è un'altra roba. Questo roba. Per lavorare 6 mesi è possibile, per lavorare i prossimi 2 anni no. Guardo i lavoratori che sanno come funziona questa macchina, non facciamo confusione. Comunque il problema principale
principale, io insisto, arrivati alla data di oggi è il problema occupazionale. Poi a me, che si decida di fare A o si decida di fare B, è una scelta politica. Il problema è che la gente deve avere un posto di lavoro dal primo di settembre, certo, oggi. Ripeto, perché sennò saranno in cassa integrazione. Sì, io sono qua per dire quello, che la voce del presidente, che stamattina era via, ma mi dice tanto portalo pure, ancora ieri abbiamo fatto un'altra iniezione di variazione di bilancio sui lavori, quelli che, sui lavoratori, sul mondo del lavoro, per le preoccupazioni che ci possono essere, stati dati 200.000 euro su questo tema particolare, vedremo cosa servirà e quali saranno le priorità. Mi auguro di non doverlo utilizzare per il discorso di questo impianto e di questa attività, me lo auguro, però anche lì, e lo chiedo anche a tutti voi, il 16 ci sarà un incontro al Politecnico dove spiegheremo il piano provinciale dei rifiuti della provincia, non ci fermeremo lì, faremo anche scenari prospettivi, spiegheremo alla cittadinanza, cercheremo quanto anche teniamo la vostra salute e ci teniate anche voi, quindi quanto questo impianto non sia quello che fa, come si è letto sul giornale, impennare il tasso tumorale dei bambini e creare un'opinione pubblica sbagliata. L'informazione va fatta, perché sennò domani mattina ci troviamo qua. Sì, ma non possiamo neanche qui neanche giocare anche qui su una roba che non esiste. No, la verità, perché se il problema è quello che questo impianto è quello che si pensa che funzionerà per i prossimi 20 anni, sono palle, mi scusi. Ma chi ha detto i prossimi 20 anni? Ho parlato del 2015, bene. Parlato del presidente. Allora, da qui al 2015 bisogna trovare chi lo gestisce. Allora, prima diteci chi ce lo gestisce e poi dopo facciamo la discussione. Quello, no, l'abbiamo già trovato. L'abbiamo già trovato. Non c'è più. Il sindaco, guardo prima, c'è un concessionario con il comune che è Atena. Il concessionario? Atena di Città di Spesa. Cioè, Atena ha le forze. Le forze siete voi. La forza economica. E la forza economica per gli strumenti e quant'altro, se l'impianto girasse a pieno regime, io non credo assolutamente nei dati tecnici che ho verificato i bilanci precedenti che ci possa essere una qualunque preoccupazione di un investimento economicità. Iniziale bisogna andare, metterlo, perché... Ma l'investimento iniziale, ma lo sapete meglio di me, se io ho la garanzia di avere il conferimento e di avere una macchina che gira a pieno regime, qualunque istituto di credito ti dà qualunque tipo di investimento, se so che posso andare avanti per quelle autorizzazioni, certificati e quant'altro. Poi non dimentichiamoci mai il discorso della sicurezza. Questo però sposta il problema su una discussione che è quella dei costi di lavoro. Siamo al 31 di agosto, certo. Supponiamo che gestione ambientali, sì, decida di andare avanti e quindi chiudere, come ha detto all'Arcenzi al sindacato, no? Partirà la sua carriera tu sindaco e nel mentre gestirà qualcun altro. Quindi il primo di settembre lei dice che è certo Atena, che ci sarà, che mi Atena pare gestirà. Che ci sia anche chi riprende per me, mi pare che qualcuno abbia detto che no, ma io lo chiedo a lei perché non vorrei non aver sentito io bene. Ho un'AIA, un'autorizzazione integrale ambientale che non è concesso niente, è un dire questo impianto per quanto riguarda l'amministrazione provinciale può continuare a funzionare. Ma dato che il nodo del poi, problema è chi è il soggetto che lo fa funzionare, c'è un concessionario che dovrà farlo continuare ad andare avanti. Quindi Atena secondo voi lo deve fare andare. Poi se ci sono altre soluzioni, se dovesse decidere altri scenari, noi chiediamo un incontro ad Atena di nuovo. L'ultimo incontro che abbiamo avuto ci ha detto assolutamente che non esiste. Questo sia assolutamente fondamentale e anzi fatelo se volete chiamandoci anche, io vengo molto volentieri con l'incontro. Io sarei per toglierla, se devo immediatamente. Dire. Io ero disponibile a venire a portare. Immediatamente io lo chiedo l'incontro ad Atena, poi ripeto, vediamo. Però veramente se ce la fate il 16 mi farebbe molto piacere chi non lavora chiaramente. Noi siamo preoccupati, comunque veniamo. Purtroppo le due, perché io penso che con la cittadinanza e tutto non durerà 5 minuti, ma immagino che sarà un'immersion di ore. Ma anche lì bisogna fare chiarezza, anche di queste cose. Bisogna mettere tutto sul tavolo e spiegare soprattutto all'opinione pubblica di non farsi strumentalizzare, anche perché ripeto, io questa cosa la voglio concretamente dire, qua molte persone fanno un procurato allarme ingiustificato e è ora di smetterla con il procurato allarme nullo. Bastava che uscissero alcuni dati che invece le ASL continuano a non far uscire, forse si sarebbero chiarite le cose. Ho la fortuna e mi anche l'onore di fare sindaco da quasi 10 anni, 8 e mezzo, in un paese qua vicino, ed ero molto preoccupato che con una serie di altri sindaci mi abbia fatto fare uno studio epidemiologico, perché potevamo che Asigliano, Rosecco, tutto questo quadrante potesse essere... E nessuno dall'ASL, dopo 3 anni di studio e di analisi, c'era uno straccio di documento che vada a dimostrare che c'è qualcosa. Qui da 30 anni, è possibile che negli ultimi anni se non mette... È da 30 anni. C'è una persona che continua ad andare avanti. Io adesso penalmente, ho dato tutti mano legale per difendere la dignità personale e anche con l'amministrazione provinciale per dire vediamo se possiamo
fermare chi fa procurato l'arma che spaventa la gente, in modo ingiustificato. L'ultimo che si è attaccato alla banchina, quello lì è proprio. Sì. Ecco, possiamo uscire dall'incontro di oggi dicendo che. Chiudiamo un incontro. Via Veolia c'è Atena. Però la cosa fondamentale è quella di chiedere. Però Atena lo deve dire, perché il problema è che non basta che lo dicano altri, lo deve dire Atena. Prima che c'è lei. Di Atena ha detto che c'è? Dove si fa la presentazione? Al Politecnico, perché è l'unico locale per c'è di sarà il Politecnico grande. Circa mille persone ci possono stare, un po' stipate anche. Io vado a dire. Non ci si sta da altre parti. No, no, ma dice che lui ci viene, se non mica un problema. Ma ci sarà anche sindaco, se fate l'incontro con Atena. Infatti, ma è sicuro che lo facciamo lì. Se Atena ci riceve. Noi ci siamo, tutto. Se Atena ci riceve. Perché ribadisco che Atena. Sul piano di una dichiarazione ufficiale fatta al tavolo presente il socio di minoranza e Atena, il presidente, hanno detto che non se ne parla, che loro gestiscano questa cosa perché metterebbe addirittura a rischio l'azienda complessivamente. Queste sono state le cose dette a quel tavolo. E anche voi il telefono ce l'avete. Per qualunque cosa concordate con Atena, io come sempre ci sono, chiamatemi. E no, ma che se non ci richiamerà chiederemo a voi di fare un tavolo, visto che il prefetto non ha voluto, come dire, agire perché ha ritenuto di attendere, benissimo. Adesso credo che non si possa più attendere. La disponibilità, ripeto, cioè, al mese di luglio. C'è, come c'è stata, e vi posso garantire una cosa, a volte non si può neanche tutti i giorni dire quello che si fa, ma il lavoro è quotidiano, anche perché sono, come si diceva prima, il rischio che poi qualcuno utilizzi, quelli che avete magari sulle vostre magliette, utilizzi un'azione che qualcun altro sta facendo per poi. L'ha già scelto Veolia. Sì. Veolia nel momento in cui mette in liquidazione, ma perché continuate a parlare? Ma non è che la voglio difendere. Se io domani mattina tolgo il problema Veolia Olaia, l'autorizzazione che mi è stata presentata, e la do a lei, questi dicono, ah sì, allora la causa, sai cosa c'è di nuovo? Che adesso ti chiedo anche 100 milioni di euro di danno perché mi fate una cosa che non va bene. Ma sì, ma il problema è che però Veolia non prosegue. Veolia lo ha detto fin dall'inizio che arrivava il 28 di agosto. Tant'è che ha fatto un'azione, ha costituito una società per mettere in liquidazione. Allora, noi dobbiamo arrivare al 28 di agosto, seguendo, come diceva il sindaco, tutte le norme di legge, per poi subentrare senza avere rischi. Sì, io però vorrei che se fosse così, cioè se è così scontato che Atena, sediamoci a un tavolo, Atena dice io dal 1 di settembre li prendo per fare cosa? Lo vediamo. Se prosegue l'inceneritore sta. L'inceneritore, se non è l'inceneritore mentre sul discorso della salute, dei controlli e di tutto quello che ne consegue, trasparenza e certezza ci devono essere, sono d'accordo con voi. Sull'altro tavolo, quello che invece è tecnico amministrativo, non si può uscire su certe cose sugli organi di stampa subito, perché ci sono dei contenziosi e rischiosi. Ti faccio leggere, dipendenti di Verbagna, l'inceneritore di Mergozzo, loro sapevano già a novembre dell'anno scorso che l'impianto nel 2012 avevano chiuso e dove venivano ricollocati. Noi quel tipo di discorso... Da quant'è che Mergozzo doveva essere chiuso? Loro... Quanti anni? No, lascia stare. E poi sono arrivati all'ultimo momento. Il 28 di agosto del 2012. Non è che il 28 agosto del 2012 era un'incognita. Facciamo il giro. Ripeto, fate questa richiesta, io se non riuscite a averlo direttamente voi chiamatemi di farvela direttamente. Non c'è dubbio. Arrivederci.